rosse, ma la crostata è biologica? Molto biologica. Sì? Sì. C'ha le granelli, senti sui denti che c'ha quelle granelli? Senti i vermicelli, le farfalline? Biologica. Sì? Al 100%. Oh, ho capito, ho capito. Tu cosa che ci hai capito? Era biologica? Molto biologica. Molto. Come ho detto prima, fa chic e non impegna. Fa chic ma non impegna, certo, a dire biologico fa chic e non impegna, c'ha ragione. Quando Antonio è un libro stampato proprio, se non è strappato ma è stampato. È un pozzo di sapienza. Sì, 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 sì. Un pozzo più che altro. Però se io ho problemi di umidità alla telecamera, come dovrei fare? Ma però devi fare. Dovresti immergerla nel riso. Nel riso. Sì, sì. Perché il riso cos'è? Che fa? Assorbe l'umidità. Esempio? Diciamo va bene un po' dappertutto il riso. L'esempio più palese quale sarebbe? Tranne in un posto, lì non andrebbe mai. Non perché no, se asciuga perché troppo forse. L'umidità in eccesso asciuga. Aiuta, asciuga. Diciamo, l'umidità. Agevola. Lì non va mai messo il riso. Va sempre lasciato. Forse ci va messo qualche cos'altro, ma non il riso. Dipende. Alcuni usano. Poi, se vediamo che l'umidità scende, cioè si asciuga, ci sono altri rimedi. WD-40. Da integrare. WD-40? WD-40. Megoglione, tu sei depravato proprio. WD-40 è buono per tutti. WD-40 è però la lingua che. Sterilizza anche i ciucci di figlioli, tutto. Sì, sì, anche un pucciuccio da mamma. Non saprei alla lingua che il WD-40 che sapore sappia. Però non so esperienze come fa. Tu Antonio c'hai esperienza col WD-40 o col grasso delle catene? WD-40 è buono per tutti. WD-40? Sì, sì, sì. Ho capito. Bisogna imparare. Apposta usi sempre cartoni di WD-40. WD-40, per qualsiasi cosa. Io pensavo che sinceramente fosse migliorato, invece peggiora minuto per minuto. Qualcuno dice anche per togliere i residui di polvere da spallo del calibro 12, addirittura. Per me lo perdiamo.